Fabrizio Buffa, siamo alla prima di Lect Expo e la prima anche ovviamente di Iveco, una fiera importante. Quali sono le aspettative dopo questa prima giornata? No, una fiera sicuramente che già nella prima giornata ha riservato delle grandi sorprese, perché in realtà stiamo vedendo come Lect Expo stia facendo registrare un'affluenza importante in termini proprio di partecipanti della catena, diciamo, del valore di tutto il trasporto. Quindi non soltanto il trasporto marittimo, il trasporto su gomma, attori, protagonisti, costruttori come noi, ma ci sono anche attori nella parte del carburante. Quindi diciamo che c'è questa unione importante e per noi rappresenta comunque un passaggio fondamentale in questo momento, essere vicini in un momento in cui la crisi energetica si fa onestamente sentire abbastanza. In questo momento qui è bello vedere una risposta coesa anche di tutti, da tutto il mondo, dicevo, della catena del valore del trasporto, e comunque la volontà di voler fare e di voler arrivare a delle risoluzioni concrete. Alle sue spalle, non a caso, ci sono anche due veicoli importanti, si parla di carburanti, ne si può parlare di qual è l'impegno di Iveco in questo senso? Sì, ci sono due veicoli qui che abbiamo nelle due alimentazioni, no? L'alimentazione diesel, che chiamiamola tradizionale, però di fatto oggi ha un gran vantaggio anche quella dell'HVO, non ce lo dimentichiamo, è un diesel rinnovabile che permette un abbattimento della CO2 molto importante. Ovviamente deve essere prodotto da fonti da scarti e quindi deve essere considerato un carburante avanzato per poter avere comunque un senso nel progetto di decarbonizzazione. Non abbatte le emissioni di NO2, NOx e particolato come il metano, però comunque ha un risvolto importante. E poi abbiamo i veicoli CNG e LNG, che continuano a essere invece una risposta eccezionale in termini di emissioni. Oggi, dicevo, stiamo vivendo una crisi energetica, quindi è molto difficile poi poter far sì che poi venga digerito molto bene dall'autotrasporto, così come avveniva 6 mesi fa. Quindi questo qui è un momento molto particolare, però questi carburanti, soprattutto nelle loro forme rinnovabili, permettono un salto incredibile nelle emissioni di CO2. Abbiamo visto come possano arrivare alla carbon neutrality, quindi emissioni zero nel ciclo well to wheel, ma addirittura emissioni negative, quindi quello che era un titolo, diciamo, molto bello, no? Viaggiare diminuendo la CO2 è un paradosso possibile. In realtà è proprio possibile grazie al biometano, grazie alla realizzazione di questo prodotto a partire dal liquame e da sottoprodotti agricoli, includendo anche il recupero della CO2 nel processo. Questo è fondamentale, la risposta dei committenti c'è stata. Abbiamo visto Amazon con i suoi più di 1000 veicoli contrattualizzati che adesso stanno cominciando a girare per tutta Europa, ma Amazon è soltanto uno degli ultimi che si è unito a questa, diciamo, filiera virtuosa, ma tanti altri hanno cominciato questo processo e stanno continuando comunque questo processo. Quindi un messaggio di fiducia nonostante la crisi? Eh sì, la crisi è e deve essere necessariamente passeggera, quindi diciamo dobbiamo tenere duro, le istituzioni devono mettere in campo tutte le diciamo, attività volte a garantire la sopravvivenza delle imprese in questo momento, perché si parla anche di sopravvivenza delle imprese dell'autotrasporto con costi del carburante, ricordiamo metano ma anche diesel alle stelle. E quindi bisogna garantire in questo momento per poi ricominciare a spingere fortemente invece sulle rinnovabili e sulla transizione energetica non appena poi la situazione sarà di nuovo stabilizzata.